Are you coming to the tree? Ciao ragazzuoli, ciao ragazzuole, benvenuti in un nuovo video. Oggi video tutorial ispirato a Katniss Everdeen, la protagonista della saga dei film di Hunger Games. Farò il trucco riproposto nel secondo film, quando lei va al ricevimento da Snow, quindi quando ha il trucco rosso, per farvi capire. Comunque a fine video vi lascerò le foto finite del mio trucco e il trucco che portava Katniss in quella scena. E quindi bando alle ciance, io già ho fatto la base trucco per non far il video troppo lungo e vado a fare il trucco occhi insieme a voi. Se questi video vi possono piacere, fatemi sapere qua sotto con un commento magari un personaggio che volete che io riproponga il trucco di una serie TV, di un film, ditemi voi. Detto ciò, passiamo al video tutorial. Per prima cosa vado a mettere un correttore e farò un mix di due correttori questa volta, questo della Cinecittà Makeup un po' più bianco e quello solido mio della Kiko, lo 03, che ora vi faccio vedere, che è un po' più scuro, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra con un pennellino. Quindi faccio un mix di due colori, uso entrambi i correttori per opacizzare tutta la palpebra e far sì che i colori risultino più vivi. Mi aiuta a sfumarlo anche con le mani e vado anche sotto l'arcata sopraccigliare, perché il trucco che farò prenderà un bel po' di spazio. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Mi aiuto sempre a sfumarmi con le mani. Il correttore, questo qua della Cinecittà Makeup, io lo uso particolarmente quando devo fare i trucchi magari di Halloween o comunque i trucchi scenografici. Se avete qualche richiesta, fatela giù nei commenti e io poi provvederò a realizzarla. Una volta applicato il correttore, vado a fare la parte quella più intensa del trucco, cioè la parte rossa, e uso questi due colori. Uno, un ombretto rosso Film Maquillage, e l'altro è di Kiko nella colorazione 14. Uno è questo e l'altro è questo rosso qui. Prendo una spugnetta e prendo il primo colore e lo vado ad applicare su tutta la palpebra. Ovviamente vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. E questo è il primo step. Con un pennellino da sfumatura mi vado a sfumare tutta questa parte. E faccio la stessa cosa dall'altra parte. Cerco sempre di stare molto attenta a non andare sotto, perché dopo sotto ci andrà un'altra cosa. Prendo un pennellino a lingua di gatto e il secondo colore e lo vado a portare verso l'esterno. Allungando il tutto, facendo sì che sembri una fiamma. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. In questo modo. E intensifico sempre la parte finale. Riprendo il primo colore, quindi il rosso, quello un po' più forte,
e sempre con la spugnettina vado a tamponare quest'ultima parte qui. In questo modo. Ora prendo il cerone che uso per i trucchi di make up di Halloween e con un pennellino angolato vado a fare una linea bianca sotto proprio la linea rossa. Ovviamente se non avete il cerone e volete riproporre questo trucco magari per un trucco di carnevale o anche se avete una festa a tema, potete usare tranquillamente una matita bianca. L'importante è che il pennello sia sempre pulito, perché poi andate a rischiare che andando a toccare il rosso vi si sporchi e vi si mescolano i due colori. Io cerco di farlo più fedele possibile al film, però voi potete poi sbizzarrirvi un po' come volete. In questo modo. Andiamo a prendere un pennellino sempre appuntito, cioè sempre piatto, e con il colore primario vado a tracciarmi dall'angolo interno della linea inferiore fino a metà sotto l'occhio per compattare tutto il trucco. Ora prendiamo l'eyeliner. Io uso quello della Yves Rocher Vertige e vado a fare una linea da eyeliner. In questo caso partirò dall'interno dell'occhio fino all'esterno e non da metà come lo metto di solito. Andando leggermente vicino alla riga, quella nera. Ok. Se non siete pratiche con la liner, vi consiglio di usare un pennellino angolato, come questo che ho usato per il bianco, e un ombretto nero scuro. Prendo una matita nera sempre, ma con la punta molto fina, io uso quella della Yves Rocher, e vado a tracciare una linea sotto alla linea bianca. E con un pennellino da sfumatura, io uso quello della matita della pupa, lo vado a sfumare. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. In questo modo. E magari per intensifica ci ripasso sopra la matita e la vado sempre poi a sfumare leggermente poco con lo sfumino. Per finire vado a prendere il mio mascara, io uso il Feel Stronger della Yves, e lo vado ad applicare su tutte le ciglia. Faccio la prima passata di mascara, intanto vi faccio vedere il trucco da più vicino. Una volta asciugato il primo mascara, vado con la seconda passata. Ok, per fissare le sopracciglia uso l'East Gel sopracciglia della East e lo vado ad applicare su tutte le ciglia pettinandole. Just get
Ok. E vado ad applicare sulle labbra una matita della Eve. Questa è la numero 51 beige. E vado a mettere sopra il rossetto della Nabla Closer, che è molto nude. Ok, questo è il make up concluso per quanto riguarda Katniss Everdeen. Fatemi sapere se vi piace, se è così lasciate un pollice in su e un commentino qua sotto, e aspetto i vostri suggerimenti per qualche trucco ispirato a qualche attrice o a qualche personaggio di film che a voi vi piace. Detto ciò, vi mando un besitos, vi faccio vedere ancora il trucco da più vicino. E ringrazio Dave come sempre per il montaggio del video, e ci vediamo al prossimo video. Besitos, ciao!